E bella a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati dalla vostra Croatomist. Oggi ragazzi, a grande richiesta, siamo qui con il secondo episodio della reaction ai vostri montage clip su Fortnite. Ebbene sì ragazzi, circa un mesetto e mezzo fa ho fatto il primo episodio di questo nuovissimo format che non avevo mai fatto sul mio canale e ho visto che vi è piaciuto a molti di voi e mi avete chiesto nei commenti appunto di portarvi la seconda parte. Sto parlando ovviamente ragazzi di questo video qua che avevo fatto appunto, come avevo detto, esattamente l'11 giugno del 2022, quindi ormai parliamo praticamente del mese scorso, e è andato molto molto bene, vi è piaciuto. Quindi ragazzi, eccoci qua con la seconda parte. Ebbene sì ragazzoli belli, come la prima volta avevo appunto chiesto di andare a pubblicare sui vostri canali YouTube delle clip o dei montaggi delle vostre giocate migliori su Fortnite, che siano in creative, in arena o nei tornei. Mi raccomando ragazzi, se volete partecipare al terzo episodio dovete fare esattamente quello che hanno fatto i ragazzi per questo video. Quindi è molto semplice, caricate appunto un video come hanno fatto i ragazzi e mi raccomando, molto importante, taggarmi appunto nel titolo del video, perché è fondamentale, ok? Questo è molto molto importante. Dopodiché quello che dovete fare è appunto scrivermi su Instagram che avete pubblicato il video con il seguente link che riporta al vostro canale, e così avete fatto tutto quello che dovevate fare. Detto ciò ragazzi, iniziamo subito con la reazione, che oggi ragazzi sono curiosa di vedere nuove persone che appunto vogliono fare qualcosa di figo su Fortnite, quindi ora andiamo subito con la reaction. Ma prima di iniziare ragazzi, già lo sapete, iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollicione in su a questo video e mi raccomando, vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni dalle ore 17 sul mio canale Viola. Trovate il link del mio canale Viola qui sotto in descrizione, proprio come il mio profilo Instagram, quindi seguitemi se volete far parte del prossimo video. Direi di iniziare con il video di Krizan. Andiamo a mettere full screen, ovviamente disabilitiamo l'audio perché ragazzi sennò mi arriva il copyright strike da musica e sinceramente vorrei evitare questa cosa, e direi di iniziare. Ok, allora qui è in creativa, season di adesso. Qua abbiamo visto che ha fatto purtroppo un piccolo miss, ma recupera subito immediatamente, lo lasera in una maniera abbastanza abissale. Ok, qua builda tranquillamente, va di double edit, qua ha missato l'edit però l'ho ucciso anche se era one shot. Ok, nel chilling. Ok, quello lì era la classica clip, diciamo, di chi ha l'amico per fare appunto il bot clipper fondamentalmente. Quando do di full piece ha tagliato la clip, quindi forse non ha ucciso il nemico, non ci ho fatto molto caso. Andiamo un attimo a rivedere perché non vorrei, diciamo, sparare cazzate, vi dico la verità. Andiamo un attimo indietro. Ok. Infatti forse non l'ha ucciso, non lo so. Comunque, andiamo avanti. Qua vediamo che riesce a full boxare il nemico. Va di edit ma purtroppo missa con lo striker. Mette il cono e riesce ad ammazzarlo nel grand chilling. Ok, ci sta, ci sta. Qua va di full piece, boom, 140. Spera di SMG e se lo ammazza. No, a livello proprio di movimenti, comunque di edit, è molto molto bravo. Sicuramente a volte capita magari che faccia dei miss con la, magari con il pompo o altro, ma ci può stare, nel senso. Ok, qua però cioè, c'è un mix, diciamo, di clip, perché sono sia clip di quando c'è lo striker e la clip di quando c'è lo spas, quindi un po' un mix, vabbè, ma non è, diciamo, non è un problema. Qua vediamo un po' di build, va appunto in high, va di edit, lo full cona e lo full clappa così nel grand chilling. Double edit, in realtà, tipo l'edit. Pulito, molto molto pulito. No, molto bravo sto ragazzo. Ovviamente io posso valutare chiaramente quello che vedo, insomma, in questi montaggi, che la maggior parte comunque di voi, quando mi fate vedere le clip, sono per l'appunto clip fatte magari in creativa e principalmente appunto negli 1v1. Quindi molto spesso capita magari che molti di voi utilizzino un amico per fare appunto il bot clipper. Però nel senso, l'importante comunque è vedere la velocità appunto di edit e tutto il resto. Molto molto bravo questo ragazzo, comunque davvero davvero bravino, nulla da dire. Si vede che sicuramente fa molta molta creativa. Complimenti a Krizan, che peraltro volevo andare a verificare una cosa, che gioca da MK, volevo solamente vedere perché ero curiosa. Molto bravo Krizan, quindi Krizan che è il primo di oggi, molto molto bravino, tanta roba. Passiamo adesso al secondo e siamo qui con il signor Laizem o Laizem, presumo che sia corretta la pronuncia la prima, perché la seconda mi sa che c'entra proprio niente. Quindi andiamo avanti. Fortnite montage, purtroppo, allora vi dico che molti di questi montage che vado a vedere quando faccio la reazione su YouTube sono fatti molto bene. Ci sono alcuni proprio che si impegnano, che mettono le musiche proprio al drop magari dello shot del pompa o di qualche headshot di edit, che purtroppo però ragazzi su YouTube non si possono ascoltare le canzoni perché sennò ti arriva il copyright strike in faccia e ti distrugge. Comunque, qua vediamo che proprio va tranquillamente nel chilling con un double edit, prende il muro, mette il cono, mette il muro, pam, 102 così in faccia. Double edit anche qua, ok. Pulito. Ok, nel grand chilling. Vabbè, quelli contro non hanno una mezza, chiaramente. Quelli contro non hanno letteralmente una mezza. Cioè, non hanno proprio un'idea, si vede. Però l'importante è clapparli, cioè. Che poi, vabbè, in realtà sono in creativa, quindi molto probabilmente magari lo fanno anche apposta, appunto, per far fare la clip, magari, in questo caso, al ragazzo, appunto. Sempre in creative, così, nel chilling. Double edit, prende il muro, spara.
Però, nel senso, comunque fa praticamente sempre max damage, quindi ne proprio... cioè, la mira, nulla da dire, la mira c'è. Ma in realtà è veloce anche negli edit, nel senso. Si vede che sta parecchio in creativa sto ragazzo, si vede. Proprio si riesce a intravedere proprio con facilità. In realtà ci sta perché comunque almeno ti velocizzi bene. Ok, è finito così. Comunque devo dire che anche se ha fatto comunque delle clip su dei giocatori che magari erano fermi o che non avevano un'idea, che magari erano fatte apposta a stare fermi, comunque faceva sempre max damage, si muoveva anche molto molto velocemente. Magari mi sarebbe piaciuto vedere più che altro qualche fight 1v1 più legittimo, dove proprio magari ci sono proprio dei fight veramente di quelli proprio belli belli cazzuti. Però nulla da dire, comunque bravo anche l'Aizem. È bello anche il montaggio che ha fatto, soprattutto quella musica, veramente una figata. Peccato che però purtroppo non posso farvelo vedere, ascoltare quella musica, se no YouTube mi stecca le ossa. Andiamo al terzo montage. Questo è il montage di Top. Con Top ci ho anche giocato tempo fa, un bravissimo ragazzo in gamba, anche molto molto simpatico, che peraltro aveva pubblicato questo video da molto tempo, quindi direi che è il momento di andarlo a vedere, anche perché te l'avevo promesso. Quindi andiamo a vedere un po' cosa ha combinato il nostro amico Top, che peraltro lui gioca da pad e si vede, guardalo come tracca, guardalo come se la gasa con quel paddino il signor Topino. Qua attenzione, in general box. Merda! Attenzione! E si win il game. Qua peraltro era in torneo, perché aveva i punti del torneo. Non so che torneo fosse, ma lì era in tournament palese. Qua siamo in arena. Guardala. Sto montaggio, ragazzi, è bellissimo. Io, cioè, nel senso, l'ho ascoltato con la musica. Fighissimo. Cioè, l'ho visto con la musica, più che ascoltato. Veramente fighissimo. Nulla da dire. Avevo visto tipo i primi 30 secondi. Fatto veramente bene. Qua vediamo un po' di triple edit. Bomb, full box a 126 e lo full spray e lo full laser e lo clappa così. Ok. Qua siamo sempre in creativa. Full box nel ceiling. Mamma mia, fa delle tracherate con l'SMG, ragazzi, che fanno, vi giuro, fan paura. Qua un bel max damage in gola così nel ceiling. Ah, donna Top, come se li strombetta. Il Top, raga, cioè, ne dà, il top ne dà. Anche quando giocavamo insieme, uscivano dei bei max di quelli proprio belli più potenti. Poi con l'SMG non ne parliamo, uscivano delle laserate, ragazzi, che facevano veramente paura. Qua tu nuovamente, full piece, così nel grand chilling, ciao. Qua va di edit, anche qua, proprio full dentro il boxettino come un topino. Ok. Pop. Tanta roba. Anche qua un full max così on the face, baby. Bah, anche qua. Ormai questa è la compilation di... questa è la compilation niente dei full max di Top, ragazzi. Tanta roba. Vabbè, con Top, ripeto, ci ho anche giocato per un po' di tempo. Veramente, ragazzo, molto molto in gamba. È molto molto bello anche l'edit che ha fatto, proprio con la musica, proprio azzeccato. Infatti poi, se vi dovesse capitare di guardare questi montaggi dei ragazzi che sto appunto spettando in questo caso, fidatevi, raga, sono tanta roba. Perché proprio con le musiche che proprio azzeccano, sono veramente una figata pazzesca. Ora passiamo invece col quarto montage e andiamo con il montage di Axie, che peraltro Axie è il mio nuovo duo da praticamente l'ultima cash cup che c'è stata, e ci siamo trovati molto molto bene insieme. Infatti stiamo praticamente parcando quasi tutti i giorni insieme tra l'arena e custom, quindi ci troviamo molto bene. E io ho detto: Axie, sbrigate, fai un montage almeno, vediamo un pochettino cosa combina, anche perché io so già cosa combina. Io in realtà non avrei bisogno di vedere questa cosa, perché io so già come gioca Axie. Giochiamo insieme, per cui nel chilling. Qua peraltro mi aveva detto che queste clip le aveva fatte tipo, mi sa, tipo di notte in sola arena, così, insomma, fare delle clip al volo e niente. Axie ne sa, veramente in gamba. Infatti ci troviamo veramente bene insieme a fare le duo. Poi lui fa da IGL, quindi fa... andiamo veramente spediti insieme. Tanta roba. Attenzione qua così nel chilling, proprio dritto nel boxettino. Esce pure dal box per non farsi sittare. Bap. Attenzione, peraltro stava giocando col tattico. Pompa che lui odia tantissimo, perché io lo so che lo odia lui il tattico. Attenzione, qua proprio lei, cioè, qua lei è proprio full clappato. Cioè, questo qua è proprio sparito. Questo qua non sapeva manco dove doveva scappare. Era proprio lì distrutto mentalmente. Ok, qua siamo proprio in start. Striker grigio con la revolver, incredibile, revolver. Arma proprio fantastica, di quelle proprio migliori. Qua lo cona e bap, lo uccide così nel chilling proprio. E fa il balletto. Niente, Axie da oggi è TikToker, ragazzi. Incredibile. Qua vediamo un po' di build, fa l'1v1. Ok, qua si è preso una bella stocca. Una bella stocca proprio in faccia. Una bella stecca, come dite voi. Io dico anche stocca a volte, sto siciliano, quindi capite. E niente, qua comunque l'ha ammazzato. Fa fuori zona, gli fa un bel 82. Dovrebbe prenderlo tranquillamente. Il nemico scappa con rampino, ma sicuramente la prende. Lo hitta con l'SMG, guarda. Ah, che bella botta. Bap. Nel chilling, così. Easy. Attenzione. Full box. Nel chilling. E max on the face.
di nuovo. Tanta roba l'Axone, ragazzi. Vabbè, ripeto, io lo conosco, cioè ci gioco insieme ormai da quasi 2 settimane, per cui so benissimo come gioca, e anche perché ormai giochiamo insieme da un po', di conseguenza so già tutto. Però insomma volevo farvi vedere anche voi come gioca Axie. Axie ne sa tante, veramente, veramente in gamba, ragazzo. Molto molto simpatico e appunto come ho detto adesso veramente in gamba, tanta roba Axie. Ma passiamo con un'altra clip del signor Xoraze, penso si pronunci così, in realtà dovrebbe essere corretto. Questa è una clip veloce che si chiama Reagisci a questo e dura 35 secondi, andiamo a vedere un po' cosa ha combinato. Non ha musica, quindi perfetto. Double edit, qua fa un bello shot. Prende il muro. Missa purtroppo. E qua se lo fa. Molto veloce a buildare, non si può dire niente. Non si può dire assolutamente niente. Alla fine giocare molto in creativa aiuta proprio a questo, ragazzi. Nel senso, se giocate parecchio in creativa anche solo per i fatti vostri, senza magari fare qualcosa con qualcuno, comunque ti aiuta veramente tanto proprio nel velocizzare proprio la velocità e le meccaniche e tutto il resto. Aiuta veramente tanto. Andiamo adesso con l'ultima clip di oggi che dura 11 secondi. Vediamo un pochettino cosa ha fatto questo ragazzo. Però volevo un attimo vedere, anche se è una clip comunque breve, quindi perché non dargli, diciamo, la possibilità. Ok, quindi è in creativa. Qua va da triple edit. Ok. Double edit. Qua lo full boxa così nel chilling. E vediamo che si fa la kill proprio in estrema tranquillità. Tanta roba questa volta, ragazzi. Nel senso, allora, anche la prima volta abbiamo aspettato veramente dei ragazzi e delle ragazze anche molto molto in gamba. Questa volta, secondo me, il livello era anche molto 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 più alto. Ma ci sta, perché comunque quando ho fatto il primo video di questa serie era proprio tipo da una settimana della nuova season. Quindi le persone non avevano avuto proprio il tempo o modo di creare le clip fatte a modo. Quindi ormai, essendo che questa seconda puntata sta uscendo praticamente, che la season tra un po' finisce, è normale che comunque tutte le persone hanno già comunque parecchie clip pronte e montaggi fatti. Veramente, veramente tanta roba. Oggi abbiamo aspettato peraltro 2 persone che comunque conosco, appunto Top e Axie, che tanta tanta roba. E anche gli altri ragazzi, comunque nulla da dire, veramente veramente molto 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 bravi. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video, spero ovviamente che vi sia piaciuto. Mi raccomando ragazzi, se volete partecipare anche voi al terzo episodio di questo format, vi basterà semplicemente appunto caricare un montaggio delle vostre migliori clip appunto su Fortnite, caricato sul vostro canale YouTube, e mi raccomando taggatemi nel titolo, molto importante. E l'ultimo passaggio, quello appunto di scrivermi su Instagram in privato appunto tramite direct, che appunto avete caricato il video, e mi scrivete anche appunto il vostro nome del vostro canale e anche magari il link per sicurezza, così che almeno vi trovo al 100% e avete anche maggiore possibilità appunto di partecipare al prossimo video che uscirà, ragazzi, al 100% mese prossimo. Colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi che mi hanno dato la possibilità di realizzare appunto questo video, quindi li ringrazio ancora una volta e ancora complimenti, perché hanno fatto veramente dei montaggi, delle clip molto molto belle. Ragazzi, già lo sapete, trovate tutti i miei social qui sotto in descrizione, se non l'avete ancora fatto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale. E adesso ragazzi, io vi devo salutare, quindi dalla vostra Croatemist è tutto. Bella a tutti ragazzi.